questa sera Trend vi porta in un luogo davvero speciale. Siamo a Carpi, all'interno di Palazzo Bonasi Brusati, che è sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, una fondazione che da sempre crede nel territorio, in un distretto importante come quello che è il distretto della moda di Carpi. Allora incontriamo il presidente Corrado Faglioni, da sempre amico di Trend, e in particolar modo ci racconterà il ruolo che ha oggi la Fondazione per il territorio. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Grazie di questa opportunità. Visitiamo Palazzo Bonasi Brusati, una splendida occasione per parlare anche di moda, per parlare del distretto di Carpi, in cui crediamo ancora fortemente, vogliamo continuare i nostri investimenti. Proprio pochi giorni fa abbiamo presentato un importante piano triennale della Fondazione che coprirà gli anni 2020, 21 e 22, nei quali abbiamo voluto dare un ruolo ancora più importante alla Fondazione e abbiamo titolato questo nostro piano Da sostegno a innovazione. Nel senso che il ruolo della Fondazione non sarà solo quello di soggetto erogatore, ma anche di soggetto che tenterà di entrare in un ruolo più attivo, maggiormente dinamico e innovatore sul territorio, e quindi in questo il Carpi Fashion System continuerà ad essere un punto di riferimento e continuerà ad avere un ruolo importante nelle nostre iniziative. Assolutamente sì, perché abbiamo detto che è un distretto, quello di Carpi, che sta cambiando, evolvendo. Si parla dunque di innovazione attraverso la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Come vedete possibile tutto questo? Naturalmente l'innovazione deve passare anche attraverso la ricerca, attraverso le nuove idee, le nuove attività. In tutto questo abbiamo pensato che poter dare spazio, una casa e possibilità di sviluppo a nuove idee fosse il modo giusto per affiancare un territorio già consolidato in tante realtà, già ampiamente internazionalizzato, ma su cui vogliamo ancora spendere energie, e quindi abbiamo creato creeremo un contenitore molto importante che verrà collocato in un grande parco di 26 ettari che sarà un polo innovativo. Darà casa a nuove idee, quindi a start-up, luoghi di co-working in cui fare ricerca, sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie che saranno applicate al tessile, ma non solo. Noi in quasi 10 anni di appoggio a tutto il Carpi Fashion System abbiamo praticamente erogato 2.650.000 euro a favore di questo progetto, prevalentemente indirizzato alla parte fieristica, quella che conosciamo meglio, ma anche a tutta l'internazionalizzazione, che naturalmente è un elemento molto importante per le aziende del territorio. Quindi la volontà della Fondazione è di esserci come soggetto attivo, come soggetto che fa rete naturalmente con quelli che sono gli attori principali del territorio, con le aziende, con lo spirito propositivo di voler rilanciare naturalmente un territorio che ha una grande storia nell'ambito tessile, una realtà consolidata, ma che deve guardare necessariamente al futuro per mantenere ruoli di posizione e anzi per aumentare il proprio ruolo nell'ambito dell'economia internazionale, specialmente del tessile.